Il secondo ospite di oggi abbiamo in collegamento telefonico Federica Risi. Federica, ci sei? Benvenuta Eccomi qua e ciao a tutti. Grazie a Radio Interland. a voi di avermi chiamato ed è un piacere stare con voi. È un piacere per noi che ci fai fare questo collegamento. Allora, parliamo un po' del tuo libro che è uscito qualche tempo fa, giusto? Sì, è uscito il 19 novembre, il libro è intitolato Noi non ci lasceremo mai, la mia storia con Bovo, descrive, mi sono un po' messa in gioco e a nudo per i miei figli, perché la storia racconta il loro papà, racconta mamma e papà insieme e ovviamente ci sono dentro i valori che per me sono fondamentali, c'è l'amore in primis per Bovo e per i miei figli, c'è l'amicizia, c'è purtroppo il dolore della tragedia e c'è la speranza di andare avanti sempre con serenità, sorriso e voglia di vivere. Correggimi se sbaglio, il libro è stato scritto a quattro mani, giusto? Il libro è stato scritto a quattro mani con Anna Cherubini. Anna è stata, secondo me, fantastica perché è riuscita, con il suo primo romanzo, perché è stato il suo primo romanzo, a entrare e far uscire nel libro quelle cose che per me erano fondamentali, perché, sinceramente io ho fatto tutto quanto inizialmente per me, per ripercorrere la grande fortuna che io ho avuto, quindi vivere con la persona che amo, provare il colpo di fulmine, l'amore vero. È inevitabile che poi l'ho fatto anche per i miei figli, perché 3 su 5 ho 5 bambini, Alessandro, Arianna, Angelica, Aurora, che sono 2 gemelline, ed Andrea, che è l'ultimo nato. E i 3 piccolini sicuramente hanno avuto la sfortuna di non vivere il loro papà, quindi tramite il libro ho voluto descriverglielo. Però poi adesso sta prendendo piede, quindi la descrizione del loro papà avverrà anche tramite tanta gente e questo mi fa solamente un immenso piacere. Ti faccio un'ultima domanda. Quando ti è venuta l'idea di scrivere questo libro? Questo libro mi è venuto, è partito a settembre dell'anno scorso perché io sono andata a causa forza maggiore giù a Roma a rivivere dai miei perché ero incinta con 4 bambini, era improponibile stare a Ravenna dove ora vivo da sola. E arrivata a Roma mi sono sentita un qualcosa dentro che dovevo ripercorrere e far uscire fuori. Ed è stata la mia forza, cioè la consapevolezza di essere una donna fortunata, perché ho avuto la fortuna di vivere un amore unico e importante e di viverlo tuttora, anche se in maniera diversa, perché anche se Bovo non c'è più, però è sempre accanto a noi e ecco là che parte il Noi non ci lasceremo mai. Sono convinta che lui è e sarà sempre con noi, insieme a me, insieme ai bambini, e sta entrando nelle case di tanta gente e sta dando fiducia e speranza, di avere la forza di continuare, perché è giusto fare questo, è giusto vivere, perché ci sono tante persone che purtroppo non riescono a farlo. Quindi dobbiamo essere in tanti, dobbiamo crederci, dobbiamo tenerci per mano e andare veramente in giro a portare questo messaggio che io in primis lo do ai miei figli, ma che ognuno di noi lo può dare a tantissima altra gente. Federica, noi ti ringraziamo, sei stata davvero gentile. Grazie a voi quando volete. Un abbraccio a tutti. Guarda, ti invito ufficialmente in studio. Ok. Quando magari passi da Milano, faccelo sapere che ti